La promessa di Remat, un libro del 58, un requiem per un romanzo giallo, è il sottotitolo. Questo libro è un po' la descrizione di un'ossessione, l'ossessione di un poliziotto che fa una promessa e la promessa è quella che avrebbe trovato l'assassino di una bambina piccola di 7 anni, trovata uccisa barbaramente in un bosco. I genitori gli chiedono, la madre gli chiede chi avrebbe trovato l'assassino e lui, commosso da questa esperienza, promette che troverà l'assassino e questo lo impegnerà nel resto della sua vita. Ma questo impegno non sarà senza conseguenze per lui. Lui non ha niente in mano, anzi, ci sarà all'inizio un falso colpevole che tranquillizzerà un po' tutto. Lui però non crederà a questa facile verità, a questo assassino che poi alla fine non potrà più essere perseguito. Darà una sua confessione molto limitata e storta che tranquillizzerà tutti gli altri. Lui no, lui è convinto che non è questa la strada giusta, che non si è risolto il caso, che quindi non ha mantenuto, se accetta questo, la sua promessa, vuole il vero assassino, anche perché c'è un pericolo, che questo assassino sia un serial, che quindi rappresenti una minaccia per altre bambine, per altri bambini. E quindi si mette alla ricerca, da solo, isolato, contestato in un qualche modo dall'ambiente in cui opera, in cui vive, e questa ricerca diventa per lui un'ossessione, anche perché lo costringe a fare qualcosa che è anche sconveniente e quindi gli pone anche un problema morale, un problema per cui sarà poi criticato, sarà giudicato. Perché per arrivare al nuovo assassino e per seguire la pista che lui si crea dagli indizi che trova, dovrà costruire una trappola. E questa trappola implica altre persone, coinvolgimento di altri, di cui lui diventa responsabile. E quindi un processo in cui la sua ricerca di verità e la verità, che poi anche dal riscontro dei fatti sarà quella che lui aveva intuito, lo farà pagare un prezzo molto alto, anche in termini di equilibrio mentale. Insomma, quello che si vuol dire poi è che la verità non è unica, non è facile. Nelle cose umane cercare la verità non è un teorema semplice, non è una partita a scacchi in cui ogni mossa prevede un'altra mossa, ma insomma le cose si succedono in qualche modo meccanicamente. Io sono in grado quando faccio una mossa di dire tutto quello che succederà dopo, tutte le altre contromosse possibili. No, nella verità c'è sempre l'imprevisto, c'è sempre qualcosa che si inserisce. Il gioco è complesso e magari non sempre in questa partita la giustizia è la meglio. Anzi, la giustizia in realtà è una cosa umana, è una cosa che tranquillizza, ma che spesso non dà
il risultato che ci si aspetta, è sempre al di sotto. Serve per mantenere un sistema, serve per, ma ha dei limiti oggettivi importanti, come in tutte le cose umane. C'è un iato tra quello che ci si aspetta o ci si può aspettare dalle cose che hanno un'apparenza scientifica, no? Perché anche il modo di procedere, no? Del detective è un modo di procedere scientifico, mettendo insieme degli elementi, poi si arriva a una determinata conclusione che in qualche modo è liberatoria. È anche medicina, no? Dovrebbe essere così, no? Si pensa che mettendo insieme i vari elementi della diagnosi, poi si arrivi alla conclusione che è la salute, che è il ritorno della salute, insomma. Che quindi la conclusione logica, la conclusione aspettata, quella che tutti si aspettano. Ma spesso non succede così. Il caso, l'imprevisto, la fatalità, la particolarità delle cose umane, le contingenze poi alterano questa cosa. E di fronte anche a tutto un procedimento che è svolto correttamente, succede qualcosa che fa sì che il risultato non sia quello che ci si aspetta. E quindi una sfiducia, no, nei confronti di un procedere scientifico con le caratteristiche scientifiche, nei confronti delle cose umane, che hanno in sé un comportamento caotico, non del tutto prevedibile, non conseguente in tutti i modi. Cioè, in questo racconto, in qualche modo, si può riconoscere qualche analogia con Cappuccetto Rosso. Solo che c'è una dissacrazione della fiaba e anche dei rapporti familiari. Svaniscono un po' quelle certezze, no? Quelle che anche la fiaba raccontava. Il lupo, il cattivo, poi viene punito, il buono ritorna. No, il Cappuccetto Rosso viene estratto con la nonna dalla pancia del lupo. E svanisce anche la certezza, diciamo, del rimorso, della condanna, dell'espiazione. Perché vedremo che il colpevole poi in realtà non viene catturato. Ci sarà invece un incolpevole che morirà come conseguenza di questo procedere della giustizia. Morirà l'incolpevole e il colpevole non sarà preso, nonostante che sia poi il frutto della costruzione del detective, cioè che il detective lo abbia in qualche modo individuato, ma individuato non come persona, ma come tipo, no? Come personaggio che ricercava e che poi non è riuscito a trovare, ma che troverà un'altra morte per conto suo, insomma, che non sarà però la giustizia, non sarà un atto di giustizia nei confronti di quello che ha fatto, sarà un incidente. Quindi niente condanna per la colpa è quella di avere ammazzato questa bambina e anche altre due prima. Niente espiazione, anche perché la colpa stessa, come vedremo nel finale di questo racconto, sarà una colpa che non è neanche percepita come colpa, no? Ci chiederemo come succede poi anche in altre situazioni, in altri racconti, anche ho presente un film, no? Dove il responsabile di delitti così efferati, poi c'è da chiedersi, è responsabile veramente quando è vittima di una malattia psichiatrica, insomma, qualcosa che influenza dall'esterno la sua mente e che lui non può controllare. Quindi è veramente colpevole chi in qualche modo è influenzato da una patologia mentale e quindi agisce non in piena coscienza, in libertà di volere, però la vittima rimane sempre la vittima. E quindi si pongono degli interrogativi enormi da questo punto di vista, che destabilizzano anche la struttura, da qui anche il titolo, no? La struttura tradizionale del racconto giallo, no? Un colpevole che sa quello che fa, quello che vuole, e poi un detective che in qualche modo
lo cerca scientificamente, mette in atto insieme una serie di elementi, alla fine lo trova e alla fine c'è l'espiazione, in qualche modo, del delitto. Destabilizzazione. È una destabilizzazione che si vede anche proprio perché l'attore principale, questo commissario Mattai, che insegue con questa ossessione perché lui ha dato la sua parola che troverà l'assassino e sente che l'assassino non è quello che pensano tutti, quello che ha confessato, insomma, la cui confessione è stata estorta, lo deve trovare, l'ha promesso, insomma, no? E questa ricerca però, come ho detto, questa ossessione poi lo porterà a squilibrare completamente la sua vita, insomma, la pagherà in prima persona questo impegno, no? E quindi diventerà un altro, irriconoscibile, insomma. Questo processo sarà un processo che non solo non gli farà verificare personalmente la bontà delle sue supposizioni, ma lo porterà all'autodistruzione psichica, insomma, diventerà un altro, tra virgolette, un pazzo. Il pazzo sarà l'unico che ragiona in questa situazione, l'unico che si avvicina alla verità e la persegue nonostante tutto. E questo, ci vuol dire anche l'autore, non è sufficiente in un universo che è dominato invece dal caso, la razionalità che si oppone al caso, il caso che ha la meglio sulla razionalità di un mondo che non è pensabile e non è concepibile soltanto dal punto di vista razionale. Niente è più crudele di un genio che inciampa in qualcosa di idiota. E il genio, in questo caso, è il nostro commissario, Mattai, che soltanto a posteriori verrà definito proprio genio dal suo superiore, insomma, che sarà quello che racconterà la storia, la racconterà allo scrittore di romanzi gialli, che sarà l'io narrante, insomma, sarà colui che scrive il libro una volta che ha raccolto questa storia così interessante, così complessa. Quindi esistenza dominata dal caos contro cui la ragione non può. E da qui una critica del modo di concepire la giustizia come un processo razionale, conseguente, fatto di indizi che poi si mettono insieme, una logica che tutto racchiude e che arriva a una determinata conclusione. Morte del giallo classico. In un mondo governato dal caos, quindi è assurdo arrivare alla verità e alla giustizia attraverso il mero uso del raziocinio e della logica. E poi questa necessità che porta il poliziotto che insegue questa verità. Quindi simbolo di giustizia e di ragione, in qualche modo è costretto a trasformarsi in un bugiardo sfruttatore pur di verificare la sua teoria. Quindi lui stesso diventa sfruttatore, bugiardo, quindi fa qualcosa di sporco, fa qualcosa per cui verrà criticato, giudicato dalla madre della bambina che lui adopererà come esca, no? E quindi ci si chiede quanto sia morale, quanto sia giusto sacrificare qualcuno di innocente pur perseguendo un obiettivo giusto, un obiettivo importante.
È giusto, cioè, per arrivare alla verità, mettere in pericolo degli innocenti. E lui pagherà questo suo arbitrio, insomma, questa sua decisione arbitraria, insomma, no? Che farà in tutta solitudine. Allora tutto questo è costruito con un'estrema logica, perfezione di questo libro, di questo racconto lungo, di questo romanzo. Perfezione da come viene concepito, no? Ci viene presentato già il fatto da successo. Vediamo Mattai già da vecchio, folle, fuori del distributore. I personaggi che lui ha usato, la donna, la bambina, già degradati, già dopo il fatto. E poi il racconto che il suo capo fa al giornalista, in cui descrive tutti i fatti per dimostrare come questo Mattai sia stato un grande poliziotto, abbia capito tutto in quel caso, stava per essere trasferito in Giordania in un ruolo più importante di quello che svolgeva lì in Svizzera e lui ha rinunciato anche a questo viaggio, si è messo in questa avventura, insomma, no? Ed è stato l'unico che abbia intuito, che abbia capito tutto. E nonostante questo si sia degradato. E poi tutto il processo che ha fatto Mattai, insomma. Alcuni spunti, insomma, no? Che ritornano poi in questo libro. Uno, questa costante un po' che si trova di una comunità che subisce un delitto efferato, un infanticidio inutile, assurdo, e la volontà di farsi giustizia da solo. E come Mattai riesce a sottrarre la presunta vittima da un linciaggio e a far sì che sia la giustizia costituita, il potere, insomma, no? A dare le sufficienti garanzie alla vittima anche di difesa, insomma, no? Di dimostrare la sua innocenza. Quindi Mattai già lo vediamo quando riesce a sottrarre il presunto colpevole al linciaggio della folla. Ma la volontà di fronte a questo tipo di delitto della folla di arrivare a una giustizia sommaria, di farsi giustizia da sé. E poi la capacità di prendersi questo impegno, questa responsabilità, quest'atto di pietà nei confronti della madre e della bambina. E poi il fatto che non si accontenta di questa confessione storta, insomma. E poi di arrivare un po' alla volta a delle intuizioni e a delle conferme, no? E chiedere alla scuola, parlare con i compagni, l'amichetta della bambina che gli racconta di questo disegno, tutta una serie di elementi che lui raccoglie, anche di indizi, no? Il senso che possono avere, la differenza. Parlo dei delitti a sfondo sessuale o dei delitti che invece coinvolgono bambini piccoli, che in genere non sono a sfondo sessuale, ma sono, così viene detto, per esempio dallo psichiatra con cui parlano, in genere sono invece il frutto di altre difficoltà, di altre contraddizioni, insomma, è qualcosa su cui si riversa una patologia oppure una difficoltà di comunicazione tra adulti che prendono di mira come capro espiatorio poi dei bambini innocenti. E quindi proprio questa, proprio la mancanza in queste cose di un chiaro movente poi rende questi delitti ancora più difficili da individuare. Il responsabile
di questi delitti più difficilmente viene identificato perché non si riesce a ragionare attraverso il meccanismo del movente, della chi giova, del perché. No, quando c'è di mezzo la pazzia, la follia, c'è questa difficoltà, no? Di mettere insieme dei fili logici nel discorso. Poi la sua volontà di costruire questa trappola, no? E in questo perseguire come un po' alla volta lui venga turbato nel suo equilibrio psichico, l'ossessione, no? Che ti prende e che non ti lascia finché non sei arrivato alla fine, no? E vorrebbe insistere, non si rassegna, no? Nel costruire questa trappola. Molto bello quando lui raccoglie anche l'incontro che fa con questi bambini che vanno a pesca, no? E quindi questa analogia, no? Tra la pesca alla trota, tra il luogo dove si deve mettere il pescatore per catturare il pesce predatore. Quindi un luogo di passaggio, un luogo che gli assomiglia molto, che gli fa pensare al luogo dove lui costruisce la trappola, in una strada di passaggio tra i luoghi che mettono in comunicazione due paesi, due luoghi della Svizzera, dai quali l'automobile, che viene in qualche modo identificata nel disegno, si sposta. E poi il caso, che fa sì che tutta la trappola che lui prepara non risulti in realtà inutile. E poi però la fine di queste, quindi questo racconto che casualmente verrà fatto al suo capo, dalla vecchietta che in punto di morte racconterà con indifferenza la storia vera, come sono andate le cose, insomma. Dirà chi era l'assassino, insomma, e perché, e quindi la banalità di questo male che è stato fatto. E qui si vedrà come cambia anche il registro del racconto, come quando narra questa non tanto confessione, perché lei non c'entrava, ma ovviamente era complice, perché lei sapeva e non l'ha detto, e non l'ha detto per una qualche banalità, perché non si rendeva neanche conto della gravità di quello che era successo. E quindi questa idea, no, di come per un certo tipo di gente, di nobiltà, di borghesia, no, anche la vita in questo senso perda valore, come non ci si rende nemmeno conto del male che si fa. E anche lì vedremo che userà uno stile narrativo diverso, ironico, sarcastico, altra bravura, no? Scrittore, drammaturgo, no? Di usare elementi stilistici all'interno della stessa opera che cambiano a secondo del personaggio, a secondo del tipo di verità, del tipo di discorso che viene fatto, di situazione. Quindi una costruzione quasi perfetta, no? Che ci tiene continuamente in sospesi, no? Su quello che succede. Da questo racconto, da questo romanzo, è stato tratto un film, con lo stesso nome. Questo film, interpretato da un grande attore, un grande Jack Nicholson, però non regge assolutamente a confronto di questa scrittura. È un film che poi ha banalizzato molte situazioni, ha cambiato sia il luogo, l'ha trasportato dalla Svizzera in Messico, ha cambiato il clima, da un clima quasi estivo, un clima
invernale, nevoso, ha cambiato l'impostazione della scrittura, insomma, ha incentrato il racconto solo su Mattai. È un film che ha saltato tantissimi elementi forti, no, di questo libro, insomma, la critica anche alla giustizia. È un film che non rende giustizia di questo libro. Potremmo volentieri farne a meno, anzi, forse è meglio che facciamo a meno di vederlo. È un brutto film. Brutto quanto questo libro è bello, proprio nella sua consequenzialità, nei suoi dialoghi, nel suo farci vedere materialmente le cose e anche nelle considerazioni che vengono fuori in questi dialoghi. Tiene sempre, non c'è un momento in cui scade, non perdiamo la voglia di andare oltre, di arrivare alla fine. Quindi brutto film da bellissimo libro. Non so perché, insomma, no? Sia stata fatta questa operazione, insomma, sia stato cambiato così nel fare il film. Forse per andare incontro ai gusti della gente, ma in questo modo, insomma, no, forse non è questo il modo di andare incontro ai gusti della gente. Altre considerazioni che vengono fuori sono quelle che di analogie che si possono trovare con altri film. Con altre storie. Allora mi viene in mente M, il mostro di Düsseldorf di Fritz Lang, film anche lì in cui c'era un mostro che imperversava a Düsseldorf, la Düsseldorf della dopo Prima Guerra Mondiale, e questo mostro ammazzava le bambine, e bambine piccole, insomma, no? Anche lui le corrompeva con dei regalini, dei palloncini, dei dolcetti. E poi le ammazzava senza una spiegazione. E la città era inquieta, era in subbuglio, insomma, tutto l'ambiente turbato, inquieto, reclamava un assassino. E questo non era trovato, la polizia non era riuscita ad arrivare all'assassino. Ma la polizia, in questa serie di indagini inutili, di tentativi che faceva per avvicinarsi a questo assassino, aveva turbato una quiete che c'era nella città. Ed era una quiete basata su una specie di compromesso che si era fatto tra la piccola delinquenza e l'ordine, la giustizia, la polizia, insomma, no? La piccola delinquenza continuava ad agire sotto, nonostante che ci fosse la polizia, insomma, veniva tollerata, ma non si poteva invece tollerare la presenza di un serial killer, insomma, di questo tipo. E quindi la polizia, pure di fare qualcosa, aveva messo in crisi questo equilibrio, insomma, era andata a cercare l'assassino tra i piccoli delinquenti. E i piccoli delinquenti hanno sentito minacciato il loro ambiente di lavoro, insomma, si sono sentiti perseguitati, insomma, sono trovati a vivere una realtà nuova. A quel punto si sono messi insieme e hanno cercato di capire che erano in una nuova situazione di pericolo, il loro lavoro. Piccolo lavoro, un po' disonesto, ma insomma il loro modo di sostentamento veniva messo in crisi. Allora si sono organizzati, si sono messi insieme e hanno detto l'unico modo per tirarsi fuori da questa situazione è che l'assassino lo individuiamo noi. E quindi hanno dimostrato di avere maggiori capacità di organizzazione della polizia stessa, no? E quindi sono andati da fare, sono appostati. E sono riusciti un po' alla volta ad arrivare all'assassino e anche a mettere insieme, di nascosto della polizia, una trappola che
in cui incastrare l'assassino. E qua il film poi è molto bello, molto. E una volta incastrato, lo hanno portato in un luogo dove si sono riuniti e si sono costituiti in tribunale. Si sono nominati un difensore e gli hanno fatto un processo, in qualche modo. Stavano facendogli un processo. Volevano poi, alla fine, vederlo morto. A questo punto l'assassino, un grande Peter Lorre, insomma, no? Rivela il suo dramma, e qui lo sentiamo palpitare di un dramma umano, no? Perché quello che lui faceva era un qualcosa che era al di sopra della sua volontà. Lui era preso da un influenzamento. A un certo punto succedeva qualcosa dentro di lui che lui sentiva estraneo. Era una forza che lo portava a fare quello che faceva, ma alla quale non poteva opporsi. E quindi in quel momento, quando queste voci, quando queste forze, insomma, no, agivano dentro di lui, lui era costretto a seguirle. Faceva quello che faceva e poi se ne pentiva, però non riusciva a fare a meno. E questo era il suo dramma umano, insomma, no? E lo rivela nel film con una grande forza, con una grande drammaticità. E da questo punto di vista lo sentiamo uomo nei suoi conflitti e non possiamo fare a meno di provare pietà di lui nonostante quello che aveva fatto. E a quel punto poi interviene la polizia, insomma, quindi la giustizia del potere costituito, insomma, e se lo prenderà. Quindi analogia anche con questo film, no? In tutti e due i casi questo assassino non reagisce per uno sfondo sessuale, insomma, agisce perché è influenzato da qualcosa di più forte di lui, insomma, no? Per una specie di dissociazione, per sotto l'influenza di allucinazioni. E quindi in preda a una malattia psichiatrica. E quindi non in grado del tutto di intendere e di volere in quei momenti. Qui poi, se vogliamo rifarci all'attualità, potremmo anche pensare all'omicidio di Yara Gambirasio e a tutta la vicenda che coinvolge Bossetti e a quello che per me quella vicenda rappresenta nei confronti della giustizia, no? Il colpevole, che è stato alla fine, tra virgolette, identificato, è stato identificato proprio con un metodo razionale, scientifico, proprio quello che Giorelmati in qualche modo critica, perché non è adatto a chiarire il caos che c'è in queste cose. Questa razionalità che ha portato attraverso la questione del DNA, della macchia, cioè tutte cose molto contestate, ma che ha portato a un assassino che attualmente sta scontando l'ergastolo, che non è mai stato visto, che non ha un movente, insomma, che non ha nulla delle caratteristiche che tradizionalmente portavano a un'indagine, da cui partiva un'indagine. Non è stato trovato sul posto, non ci sono prove, se non questa, che è una prova tecnica,
scientifica e che è anche contestata da quello che si legge attualmente. Questa ricerca, no? Comunque, questa individuare un capro espiatorio che mette tranquilla la comunità, perché è quello, ma Dürrenmatt si faceva riflettere sul fatto che spesso queste cose non funzionano, quello che sembra, no, irresponsabile, anche quando aveva confessato nella promessa, questa confessione ottenuta chissà come, dopo più di 20 ore di interrogatorio, in realtà non sia sempre la pista giusta. E quindi quello che mette tranquillo, che potrebbe mettere tranquilli tutti, lascia sempre un commissario Mattai che rimane perplesso e che vorrebbe cercare anche un'altra pista possibile.